Buonasera a tutte e a tutti. Diamo il benvenuto ai direttori, ai relatori e alle relatrici e al pubblico presente a questo webinar. Questa iniziativa è frutto della collaborazione fra l'Istituto Storico Italo-Germanico e il Centro di Scienze Religiose, entrambi istituti di ricerca della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Da diversi anni la Fondazione ha individuato come uno dei suoi principali obiettivi strategici la ricerca nei campi della salute e del benessere. Anche la nostra iniziativa, seppur piccola, si vuole situare all'interno di questi percorsi di ricerca. Ringraziamo fin da subito la Società Italiana di Chirurgia Oncologica e la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia per aver patrocinato il webinar. Al centro dell'incontro di oggi vi è un libro dal titolo significativo, Con quelle mani, ricordi sparsi di un chirurgo oncologo. L'autore è il professor Alfredo Garofalo. Qualche breve nota biografica. È stato fino al 2007 primario di chirurgia generale oncologica al San Camillo Forlanini di Roma e dal 2007 al 2019 primario della divisione di chirurgia dell'apparato digerente dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. È autore di numerose pubblicazioni e testi scientifici ed è stato professore di chirurgia oncologica alla Sapienza. A partire da Con queste mani, sua autobiografia intellettuale, umana e professionale, il webinar si propone di essere un momento di confronto su argomenti al centro della nostra vita individuale e sociale. Argomenti come, ad esempio, la formazione culturale e professionale di medici e chirurghi, la relazione medico-paziente, l'etica della cura, il ruolo delle nuove tecnologie per la salute, le riflessioni sul presente e sul futuro del sistema sanitario in Italia. Pensiamo che confrontarsi con le esperienze di chi ha messo cuore, cervello e mani nella propria professione può essere di grande aiuto per riflettere sul futuro della medicina e della salute individuale e collettiva. Prima di dare la parola ai direttori per un saluto, vorrei ricordarvi brevemente la scaletta del webinar. Dopo i saluti dai direttori, daremo la parola alle relatrici e ai relatori. Seguirà l'intervento dell'autore del volume, professor Garofalo, e per finire ci sarà spazio per le domande scritte da parte del pubblico. Potete scrivere le domande alla fine di questo primo passaggio, domande e osservazioni, utilizzando lo spazio dei commenti su YouTube, ma poi ci ritorniamo. Quindi io mi fermo qui e do la parola al professor Christoph Cornelissen, che è direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Buonasera a tutti. Il mio nome è, come è stato detto, Christoph Cornelissen, sono direttore dell'ISIC e professore di storia contemporanea all'Università di Francoforte, dove mi trovo attualmente. Sono molto grato a Cecilia Nuvola dell'Istituto Italo-Germanico e a Lucia Galvani dell'ISR per aver organizzato un evento così fondamentale. La questione di come le nostre società affrontino le malattie e i problemi etici che esse sollevano, si riferisce da un lato alle grandi sfide nelle circostanze dell'attuale pandemia. Dall'altra parte indica anche le esperienze storiche. Le malattie possono essere trattate in modo molto diverso, come dimostra il trattamento dei malati nelle pandemie storiche o anche in altri sistemi politici. Generalmente i medici e la loro comprensione dell'arte medica svolgono un ruolo chiave, ma molto dipende anche da quanto i politici e gli amministratori sono impegnati nella prevenzione delle malattie. E poi, infine, naturalmente, noi tutti siamo coinvolti in qualche modo, nella posizione di parente o conoscente empatico o meno di colui che soffre, ma anche come contribuenti o anche come, naturalmente, pazienti. Il rapporto tra malati e medici descrive un grande sistema di fiducia. Fiducia che la persona o che le persone che agiscono fanno la cosa giusta, ma anche fiducia che le macchine, gli strumenti e le terapie che usano sono quelle giuste. Questo aspetto è diventato notevolmente più importante con l'arrivo dell'intelligenza artificiale nelle sale operatorie.
Penso che possiamo essere tutti molto entusiasti di ascoltare un webinar che tratta un argomento esistenziale nel proprio senso della parola. Auguro all'evento il massimo successo e do la parola al direttore della ISR, il professor Marco Ventura. Grazie. Grazie infinite, un saluto e un ringraziamento anche da parte mia personale e dei ricercatori del Centro per le Scienze Religiose. È una grande occasione di contribuire, come ha ricordato la dottoressa Nuvola, alla missione della Fondazione Kessler nel suo insieme, ed è una grande occasione per i nostri istituti di ricerca per ritrovarsi insieme, per continuare a costruire una storia comune che dura ormai da molti anni. Ecco, in questo senso mi piace salutare in questa occasione una grande opportunità di mettere in movimento le due dimensioni che i nostri centri raccontano, quella del religioso nelle sue tante sfaccettature e quella della storia, a sua volta, nella sua complessità, insieme alla dimensione tecnologica, scientifico-tecnologica della Fondazione Kessler, rispetto a due grandi temi che mi pare si intreccino, che sono in qualche modo due temi messi alla prova dal libro su cui oggi ci ritroviamo e dalla discussione che intorno adesso si svilupperà. Da un lato il tema della spiritualità, un tema naturalmente classico e al contempo un tema in profondo cambiamento. Dall'altro il tema della cura, a sua volta un tema classico e un tema che si va riscrivendo profondamente. Io sono molto grato a tutti per un contributo oggi che proprio si iscrive in questo sviluppo e che contribuisce a nutrire il nostro lavoro di ricerca, di riflessione e anche di interlocuzione col pubblico. Quindi anche da parte mia, oltre che un grande grazie al collega direttore dell'Istituto Storico Italo-Germanico, un grazie di cuore alla dottoressa Cecilia Nuvola e alla dottoressa Lucia Galvagni per il grande impegno, un grazie a questo proposito anche a tutti coloro che nella Fondazione Bruno Kessler con le varie responsabilità hanno reso possibile questa realizzazione, a cominciare dalla dottoressa Masè. E poi un grande grazie ai nostri tre ospiti, a Franca Fossati Bellani, a Moemi Riesek e naturalmente ad Alfredo Garofalo, che con il suo libro ci riunisce. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. E quindi è con grande gioia che vi presento brevemente sempre la collega con cui abbiamo organizzato questo webinar, Lucia Galvagni. Lucia è filosofa di formazione, ha conseguito il dottorato in bioetica presso la Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Genova e ha insegnato bioetica poi sia a Pavia che a Trento. È ricercatrice presso il Centro di Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler e qui si occupa di bioetica, di etica clinica, di filosofia della medicina e di narrazioni in medicina. A breve uscirà, e siamo tutti curiosi di leggerlo, il suo più recente lavoro di ricerca, che si intitola Narrazioni cliniche, etica e comunicazione in medicina, edito da Carocci. Grazie Lucia comincia tu la tua relazione. Buongiorno a tutti, sono contenta di questa occasione che abbiamo di confrontarci sui temi della medicina e della chirurgia. Ho ricevuto questo libro di Alfredo Garofalo grazie alla mediazione di Cecilia Nuvola, che mi ha detto c'è un testo interessante e vi racconto com'è andata. L'ho ricevuto penso una settimana prima dell'inizio della pandemia, pochi giorni prima che ci dicessero fermi tutti. È rimasto sulla mia scrivania con questa splendida immagine di un cuore con una mascherina che
che sempre di più ci ha fatti riflettere, perché ci portava anche al nostro presente, a questo presente strano, un tempo un po' sospeso. Dico questo perché i racconti che io ho trovato nel libro di Alfredo Garofalo riflettono un po' un'ipotesi sulla quale io ho avanzato anche delle riflessioni, ho fatto un po' di ricerca, cioè l'idea che le narrazioni nell'ambito medico siano di tre tipi fondamentali. Ci sono narrazioni fatte dai pazienti, sono narrazioni di tipo più esistenziale, cioè raccontano la loro storia di malattia, la loro storia di vita. Ci sono le narrazioni dei clinici, dei curanti, che spesso sono narrazioni che riprendono i casi e il racconto quindi delle vicende, della situazione clinica dei pazienti, ma che spesso riflettono anche il loro modo di sentire, di vedere il malato, la sua condizione e la sua patologia, il proprio intervento in quanto curanti. E c'è un terzo tipo di narrazione alla quale facciamo un po' meno attenzione, ma che è sempre più presente, che è la narrazione che le organizzazioni sanitarie tendono a fare quando si presentano, quando ad esempio parlano della propria mission. Queste tre narrazioni, questi tre racconti, quelli dei pazienti, quelli dei clinici e quelli dell'organizzazione sanitaria, della sanità, sono tutti e tre presenti nel libro di Alfredo. Li ho ritrovati e l'autore, diciamo, racconta in questo testo la propria storia di uomo, il proprio lavoro di chirurgo, intrecciandola alla storia della medicina e della sanità del nostro paese, dell'Italia, nel corso di circa 50 anni di lavoro. Scrive Alfredo: diventare medico, dedicarsi a una missione, questo mi aveva convinto, dare un senso alla mia vita. La medicina, quando Alfredo inizia a frequentarla, è fatta, diciamo, di alcune conoscenze, i mezzi dell'epoca e le conoscenze maturate nei secoli. La medicina si costruisce sempre un po' così, no? Sapere che noi vediamo correre al presente, ma che di fatto ha, come dire, un nano sulle spalle dei giganti, dicevano i medievali, no? Per raccontare la propria posizione rispetto a tutto quello che ci sta dietro. Cosa sta dietro la medicina, dietro l'approccio medico? L'idea che ci siano dei principi molto forti che regolano questo tipo di professione. C'è il giuramento di Ippocrate, che rappresenta un vincolo, una sorta di tutela del medico durante nell'esercizio della sua professione. Cosa recita, come recita questo giuramento? Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati, secondo le mie forze e il mio giudizio. Mi asterrò dal recare danno e offesa. Nel raccontare la storia, la sua storia, la storia del suo lavoro, la storia della medicina, Alfredo riprende anche un po' le vicende dell'Italia, le vicende storiche dell'Italia, dell'Europa e del mondo. E nel leggere il suo racconto io ho trovato tre direttrici principali che ci riportano un po' anche alla ragione forse della nostra presenza qui, insomma, e di questa organizzazione che ha riguardato storici, filosofi e giuristi. Allora, che cosa ho trovato in questo testo? Innanzitutto una riflessione sulla storia della medicina e della sanità in Italia. In secondo luogo, un approfondimento, un racconto dall'interno della realtà della chirurgia e la storia di chirurgo di Alfredo, ed infine un affondo, direi, sulle mani. Le mani come metafora della cura e come metafora dei vissuti che ad esse sono associati. Partendo dal primo punto, la storia della medicina, Alfredo ci riporta all'Ottocento, alla legge Crispi-Pagliani, che nel 1888 istituisce appunto una direzione generale per la sanità pubblica. Bisogna arrivare al 1945, al momento di costituzione della Repubblica Italiana, per vedere istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Alto Commissariato per l'Igiene e la Sanità. Vengono creati allora l'Istituto Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità. L'assistenza sanitaria è affidata ad enti mutualistici.
Negli anni vediamo un passaggio ulteriore importante nel 68, quando viene promulgata la legge che riguarda gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera. Gli ospedali vengono divisi per tipologia, per grandezza, per dimensione, ospedali regionali, provinciali e zonali, e si deve arrivare poi al 78 per vedere perché venga alla luce la legge 833 che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale. Cosa resta di quella legge? Beh, innanzitutto resta la legge, questa è una cosa per noi molto importante, ma rimangono alcuni passaggi attuativi molto importanti che oggi sono al centro, tra l'altro, del dibattito sulle questioni sanitarie, ossia il collegamento tra l'ospedale e il territorio, l'importanza di rendere più efficienti le strutture e di modernizzarle. Questi sono i termini che usa la legge. Oggi parleremo di innovarle, ma allora si parlava di modernizzazione. Negli ultimi 30 anni poi si assiste ad un progressivo, diciamo, ad una progressiva evoluzione del sistema con altre due riforme grandi, riforme sanitarie, all'interno delle quali, in particolare inizio anni 90, gli ospedali vengono trasformati in aziende sanitarie, portando il linguaggio aziendale all'interno della sanità. Qui Alfredo nota che quello che succede è che il malato è sempre più un altro tassello della casistica, un numero tra i numeri che parlano di produttività, diagnosis related group, degenza medica, quantità di interventi, coefficienti di complessità, guadagni e ricavi, col rischio che anche il lavoro del chirurgo si ritrovi appiattito da qualche cosa costruita su scienza, cultura, umanità, cervello, cuore e mani, ad una semplice, appunto, si ritrovi un po' ingabbiato nella burocrazia, sacrificando il benessere dei pazienti sull'altare dell'efficienza aziendale. Cosa mi richiama questo da un punto di vista, cosa ci richiama da un punto di vista etico questa evoluzione che poi diciamo nel tempo è stata migliorata, corretta, sulla quale si continua a lavorare ancora oggi? La difficoltà di creare un equilibrio in ambito sanitario tra organizzazione, efficienza e cure, questa forse è una delle sfide più grandi oggi. Così come di garantire il principio dell'equità e il diritto alla salute, cercando sempre di tenere presente, di prendersi cura sia della persona del paziente che delle persone dei curanti. Seconda direttrice è quella della chirurgia. Che cosa caratterizza la chirurgia? Alfredo ci ricorda che in chirurgia conta il risultato, un gesto che deve essere rapido e preciso, ma soprattutto essenziale, tenendo conto del fatto che il malato chirurgico è un paziente che subisce interventi molto delicati e che va monitorato con esami di laboratorio, considerando le condizioni cliniche, ma anche vedendo come va la fase della malattia post-operatoria. Sottolinea Alfredo l'importanza di interagire con l'equipe di riferimento, che è composta dagli infermieri, dagli intensivisti. Osserva Alfredo che la consuetudine con la sofferenza, con la malattia e la morte accomuna moltissimo gli individui, al di là dei rispettivi ruoli, e crea una visione della vita completamente diversa da quella delle persone che vivono altre esistenze. E così ci si occupa ogni giorno di corpi che vanno puliti, lavati, cambiati, accuditi. La vita vera diventa quella che si vive dentro i reparti. Il lavoro del chirurgo viene vissuto spesso come una sorta di religione, la professione viene vista come una forma di vocazione. E come si diventa chirurghi? Ci si forma poco a poco, scrive Alfredo, con l'esperienza, lo studio, lo spirito di emulazione, assorbimento graduale dei gesti, maturazione del carattere, che va di pari passo con quella della manualità. La cosa fondamentale è che maturi la mente, che si impari a gestire situazioni e che lo studio e l'esperienza mettono il chirurgo in grado di gestire anche l'imprevedibile. Ci sono molte metafore per rappresentare questo tipo di lavoro, l'impegno che esso implica. Alfredo parla del chirurgo come un comandante sulla plancia di una nave che rappresenta un'autorità assoluta. E nella situazione ideale però ciascuno deve partecipare alla realizzazione dell'interesse comune per la riuscita dell'intervento e per il bene del malato. Cosa attraversa il momento e l'intervento della
chirurgico, che cosa riguarda la medicina. Il fatto che ci sono grandi incognite sempre presenti, che l'errore, scrive Alfredo, in chirurgia è sempre dietro l'angolo, che ci sono grandi incertezze. Nel suo racconto vengono elencate malattie in particolare dell'apparato appunto digerente, l'ulcera, che un tempo si curava attuando una resezione gastrica prima di trovare farmaci adeguati per gestirla diversamente, e il carcinoma gastrico, per il quale appunto si interviene con una gastrectomia totale, e progressivamente forme molto più gravi di tumore, come la carcinosi peritoneale, inizialmente estremamente complesse da gestire, considerate quasi sempre mortali, che nel tempo si è imparato a gestire. Come? Facendo molta ricerca. Alfredo racconta la sfida della ricerca che ha affrontato sul carcinoma gastrico, che prevede appunto la possibilità di raccogliere casi e dati, allora in un archivio cartaceo, che vengono poi analizzati appunto individuando elaborazioni di tipo monofattoriale, bifattoriale, più complesse, che consentono di calcolare percentuali di incidenze di sopravvivenza, ma soprattutto di identificare quali sono le modalità possibili per migliorare i risultati che gli interventi su questi tumori così complessi hanno. Subentra a un certo punto anche la videochirurgia, che inizialmente richiede dei tempi più che triplicati rispetto a quelli consueti. Un intervento di 3 ore al primo tentativo di utilizzare videochirurgia ne richiede 11. Però un po' alla volta appunto si impara ad assorbire quello che è nuovo e a farlo diventare una routine. Considera Alfredo: ho sempre fatto questo mestiere senza mai anteporre l'interesse personale al bene dei pazienti. Ancora qui, da un punto di vista diciamo etico, emerge che per diventare un buon chirurgo, un buon medico, ci vogliono un grande rigore abbinato a una grande curiosità clinica e una continua formazione. Accanto a questo si deve poi lavorare a quella che viene definita come la relazione medico-paziente, alla quale ci si forma anche qui con continuità. Terza direttrice del discorso e del racconto di Alfredo è incentrata su quest'immagine che lui ha scelto delle mani, immagini della vita che si rapporta alla vita. Le mani infatti si rapportano a un corpo, nel tentativo di riportarlo ad equilibrio sono mani che sentono, che intervengono, che percepiscono la vita di un corpo anche quando la persona e il paziente è addormentato sul lettino. Spesso il paziente utilizza questa immagine quando dice a un medico: sono nelle sue mani. Le mani sono qualche cosa che si impara ad usare. Dopo un'esperienza di formazione avanzata in Giappone, Alfredo osserva che le mani si muovevano con tempi e ritmi diversi, in maniera più accurata, il movimento era essenziale, ma meno legato alla velocità di esecuzione, più attento all'emostasi e al rispetto dei tessuti. Anche qui emerge il valore e l'approccio che le diverse culture hanno anche nei confronti del corpo e di quello che è poi l'interno, quelle che sono le viscere di un corpo su cui la chirurgia, un chirurgo interviene. Si chiede l'autore: sono proprio mie quelle mani? Quelle che hanno portato via completamente il tessuto tumorale, senza ledere alcuna struttura vitale, realizzando così una scultura in vivo dell'anatomia dell'uomo? Ecco, la metafora del chirurgo oncologo come quella, come uno scultore, diciamo, è molto forte nel racconto di Alfredo. Ci sono poi i vissuti forti che dipendono, sono correlati ad esperienze personali e familiari, oltre che professionali. Il trovarsi dall'altra parte della barricata ad accompagnare un figlio che nasce, che ha bisogno di cure, può cambiare il modo di rapportarsi ai pazienti. Da allora, le rare volte che non sono riuscito a comunicare con un malato, a stabilire un'atmosfera di empatia, l'ho vissuto come una sconfitta personale. Alfredo fa capire anche il valore e il peso della solitudine, quella propria ma anche quella dell'altro. C'è la solitudine infatti della malattia, scrive Alfredo, la dimensione della sofferenza e del dolore. Negli occhi dei malati di cancro, dice Alfredo, ci sono infinite domande, a molte delle quali avrei imparato a rispondere lungo il cammino.
In molti casi queste domande riguardano il perché e rimandano a una ricerca di significato. Per fare questo c'è bisogno di rielaborare vissuti, emozioni e ricordi, di dedicare del tempo a sé, alle emozioni, a ritrovarsi con le proprie fragilità, scrive Alfredo, il proprio dolore, a familiarizzare con loro. Riprendendo un'immagine di Susan Sontag, possiamo dire che nasciamo tutti con una doppia cittadinanza, quella dei sani e quella dei malati. C'è una vulnerabilità che è costitutiva per l'essere umano, è quella vulnerabilità che tutti stiamo vivendo e sperimentando in questo momento e nel nostro presente. Come e quando un chirurgo può recuperare? Come e quando ci ritrova con la propria umanità? Nella notte, a volte, la notte ti libera, ti porta più vicino all'assoluto, l'unico tempo in cui non ci si vergogna a parlare neppure con Dio. E se Dio non è lì ad ascoltarti, la notte diventa buia, fredda, infinita. Anche qui riemergono dal punto di vista un po' dell'etica l'idea che vita, salute e malattia sono un po' le questioni sulle quali ci muoviamo, ci interroghiamo, che proviamo a preservare. Rimandano a una ricerca di significato che è personale e professionale, rimandano al fatto che la vita cerca di essere fedele alla vita sempre, come scriveva il poeta fiorentino Mario Luzzi. Ci sono dei bei passaggi autoironici, ci sono dei desiderata per provare a concludere questa apertura sul libro di Alfredo Garofalo. L'idea che il medico migliore è la natura, come scriveva Galeno, che cura i tre quarti delle malattie e non sparla dei colleghi. Ci sono i sogni, il fatto di, riprendendo il discorso di Martin Luther King, Alfredo dice: ho fatto un sogno, ho sognato una sanità giusta, un ospedale accogliente ed efficiente, in cui la pietas faccia da comune denominatore e da costante sottofondo alle tecnologie, dove tutti operino in armonia. Si sottolinea l'importanza e il valore dei maestri e, riprendendo un pensiero di Gianni Bonadonna, oncologo che all'Istituto Tumori di Milano ha molto lavorato, l'idea che serve un nuovo esame per coloro che devono curare le persone, che è un esame di umanità. Ringrazio Alfredo per questo libro e restituisco la parola agli altri. Grazie. Grazie, grazie Lucia, è una bella presentazione che ha messo veramente in luce, credo, con lucidità i principali temi del libro e in cui cuore e cervello di nuovo mi sembra che tornino bene. E adesso è la volta della dottoressa Franca Fossati Bellani, che presento molto volentieri. Ha iniziato la sua formazione in oncologia medica all'Istituto dei Tumori di Milano sotto la guida di Giovanni Bonadonna, che abbiamo già sentito nominare. È stata una vera pioniera dell'oncologia pediatrica ed è una delle prime donne che si è affermata in un mondo, quello medico-scientifico, che una volta e forse anche un po' oggi è prevalentemente maschile. È autrice di oltre 200 articoli scientifici, ha lavorato presso l'università, le scuole di specialità dell'Università degli Studi di Milano. Attualmente ancora è attiva nel volontariato, nella Lega Italiana per la lotta contro i tumori. L'anno scorso, nel 2020, è uscita la sua autobiografia dal titolo Curare i bambini è la mia medicina, che è per le edizioni Solferino di Milano. A lei dunque la parola. Accenda il microfono, signor. Eccomi. Grazie di questa bella presentazione. E sono contenta di essere in mezzo a voi. Un ritorno alle mie passioni antiche, una riconferma delle storie che ho vissuto e la cosa che dico subito, particolare, il caso. Io adoro il caso, le cose che succedono impreviste. Perché sono qui con voi questa sera? Per merito del caso. Una cara amica, che è anche amica di Lucia, mi ha telefonato per chiedermi se potevo entrare in contatto con Trento per la presentazione di questa storia, e io ho detto subito di sì. E la cosa particolare è l'affinità e l'incontro di vissuti
comuni, di cose che abbiamo attraversato senza conoscerci in contesti medici e nella nascita, nella crescita della disciplina oncologica a tutto campo, in tempi pionieristici ed eroici, che qualche volta in confronto alle situazioni attuali che conosciamo, perché ancora viviamo parzialmente nel mondo della medicina, ci fanno rimpiangere le difficoltà che abbiamo avuto a suo tempo in mezzo a una bellezza della passione della ricerca e dello slancio per creare qualche cosa che non esisteva. Non esisteva la chirurgia cosiddetta oncologica, esisteva il mondo della cancerologia. E io, quando giovane borsista, ero andata a chiedere una cosa al professor Bucarossi, che era il direttore dell'istituto, dicendogli che mi occupavo di oncologia pediatrica, ne ho avuto una risposta così terribile: non esiste l'oncologia pediatrica, esiste solo l'oncologia. Sono stata zitta perché lui era un'autorevolezza, ma io dovevo partire da Milano nel 1967 per Parigi per conoscere il mondo dell'oncologia pediatrica dell'Istituto Gustave Roussy a Parigi, dove ho incontrato una dei miei maestri, la dottoressa Schweizkopf. Allora, la casualità, l'incontro, la casualità delle nostre biografie che sono uscite in un momento parallelo, il fatto che il nostro editore, io sono nelle testimonianze e lui negli... tu cosa ti hanno scritto, Alfredo? Insomma, ci sono dei segni comuni. Poi finalmente, dopo l'adesione e la costruzione dell'evento, ci siamo sentiti telefonicamente e io ho spedito nel periodo natalizio la mia biografia, e Lucia l'ha ricevuta ieri, non so se Cecilia l'ha ricevuta, non so se il professor Garofalo l'ha ricevuta a Roma, è un po' più lontana, ma la riceverai. Allora, casualità dell'incontro di un evento che ha il denominatore comune, la passione di quello che abbiamo fatto nel mondo medico, in tempi di crescita e di entusiasmo, dove gli strumenti per il lavoro erano veramente minimi, ma a me piace ricordare i primi maestri del mondo oncologico legato ai minori. Cioè, se non ci fosse stato nessuno che incominciava a curare un bambino con la leucemia, oggi la strada fatta dalla fine degli anni 50 al 2020 non avremmo potuto raggiungere tassi di guarigione che arrivano nelle leucemie del bambino, leucemia acuta del bambino, attorno al 90%. Iniziato un lavoro con un maestro severo, duro, ma pieno di entusiasmo, anche lui, Gianni Bonadonna, il quale si era formato negli Stati Uniti. E questo che cosa, con questo cosa voglio sottolineare? Sottolineare che il nostro provincialismo è stato superato quando siamo andati a confrontarci con quello che facevano gli altri. Alfredo l'ha fatto, io sono andata a Parigi, ma una donna è stato 4 anni allo Sloan Kettering a New York e ha portato quella energia propulsiva per la quale io, dentro di me, che ero andata all'Istituto dei Tumori senza sapere che cosa volevo, solo per fare un'esperienza, cosa mi ha spinto a fare questa specialità particolare, perché avevo visto che si poteva fare, che c'era chi l'aveva fatto e che in Italia non c'era nessuno che la faceva. Chiuso questo inizio, voglio anche dire che nel suo racconto mi sono trovata e rivissuta situazioni di vita, quelli che Lucia non ha tanto affrontato, che è la relazione col nostro mondo professionale, dove esiste di tutto e di più. Esistono i sentimenti umani, che possono essere l'invidia, il conflitto, la incomprensione e gli ostacoli che, là dove si vuole modificare qualcosa, cambiarlo, trasformarlo, viene sempre vissuto come un "ma cosa vuole quello lì?".
che cosa viene a rompermi le scatole, perché vuole lo psicologo clinico. Si arrangi, che cos'è questa fantasia? A dire la verità, lo psicologo clinico, dopo tanti anni, sono riuscito a trovarlo, e adesso lo psicologo clinico è addirittura professore associato. Detto questo, chiusa questa premessa, mi sono anche fatta questa domanda. Perché scriviamo? Perché si scrive? Già Lucia ha detto tutta una serie di cose molto importanti, e vorrei aggiungere qualche osservazione. Per qualcuno è una necessità narcisistica, e quella la voglio lasciare da parte. Per qualcuno è un bisogno intimo di ripercorrere vicende proprie e vicende altrui per capirle meglio, per rielaborarle e per comprenderle. Altre volte è un dovere per lasciare testimonianza, è un dovere per esprimere anche riconoscenza e per dare il significato a tante cose che potrebbero rimanere in un oblio ingiustificato, e perché il patrimonio umano deve essere sempre ritenuto un dovere in ogni ambito di lavoro, laddove soprattutto le professioni umanistiche ci hanno lasciato testimonianze incredibili. Voglio citare il problema della memoria, per me è fondamentale. Quando Buonadonna mi ha regalato a Natale il libro sul dottor Sommelweis, che ha capito perché c'era la febbre puerperale, per me è stato un lampo di un messaggio. Il messaggio era: cerca di capire, non aver paura di affermare le tue idee. Il poveraccio è andato fuori di testa, va bene, tu non ci vai perché sei una donna che ha altri interessi, e quindi e questo suo messaggio, con questo piccolo dono, io l'ho ripetuto, l'ho dato a chi è cresciuto poi nel tempo con me, perché io ho cominciato a lavorare da sola in mezzo a uomini che mi hanno tutti rispettato, e forse perché mi occupavo di minori e di infanzia, e il dolore dell'infanzia è intollerabile. Ebbene, tutti questi colleghi, e me li passo davanti, mi hanno sempre cercato di aiutare. Mi hanno fatto anche uno scherzo quando sono diventata assistente, uno scherzo di tipo chirurgico, uno scherzo, mi hanno messo alla prova, e dopodiché mi hanno promosso. E facendo questo riferimento agli anni antichi, cosa che oggi non riesce più a succedere, perché la velocità con cui si lavora ti impedisce di avere il desiderio di capire altro. E cos'era? L'ho raccontato ad Alfredo quando ci siamo sentiti al telefono. Il dottor Buonadonna mi ha detto: vai a vedere come lavora Veronesi, come opera Veronesi, opera questo tuo bambino, vai a vedere, così ti rendi conto, vai a vedere cosa... Perché noi clinici abbiamo una visione che non è adeguata a comprendere la peculiarità di quel lavoro, che, come Lucia ha sottolineato, anche a me è piaciuto moltissimo, è quella di uno scultore che deve scolpire e togliere quel di più per dare la normalità senza rovinare l'oggetto della tua scultura. Ebbene, io in sala operatoria, a parte che mi pigliavano anche in giro, cosa sei venuta a fare tu, parassita? Guarda, vai di là a vedere che vedi meglio, se no non capisci niente. E c'è questo tipo di lavoro cordiale e da scolari, insomma, è stato per me molto importante, e ho sempre cercato di dire ai miei collaboratori: guardate, andate a vedere in sala, perché si capisce meglio. Quindi, detto questo, mi ricollego a un altro argomento che tutti voi amiate moltissimo, un grande italiano che è Claudio Magris. E lui, e ve lo dico perché è molto bello,
e ho trovato nei suoi scritti che cosa sottodice lui della memoria. La memoria, su articoli del Corriere della Sera, uno del 2004 e uno del 2006, la memoria è un valore fondamentale, non è nostalgia del passato, bensì difesa e salvataggio della vita, senza del presente, di ogni esistenza e di ogni valore. Mi era piaciuto, però ne ho trovato anche un'altra che forse mi piace di più, poi me lo direte voi. L'altra, oddio, l'ho dimenticata di scrivere. No, non so più dove l'ho messa, abbiate la troverò perché è troppo bella. Beh, non importa, la memoria è fondamentale, ricordiamocelo, perché la memoria è l'espressione della continuità del nostro vivere ed è una valorizzazione delle persone anche meno visibili, ma anche le storie dei piccoli. E poi abbiamo l'esempio della problematica della memoria in senso storico, delle grandi tragedie del secolo scorso, che devono essere preservate e allontanate dal rischio dell'abbandono di questo continuare a testimoniare. Allora, adesso ritorno al libro di quello che ho visto, ho letto e che vorrei aggiungere a Cecilia. Ho fatto un elenco dei titoli dei capitoli e i capitoli hanno titoli che vanno dalle problematiche tecniche alle avventure medico-chirurgiche alle conoscenze del mondo, del mondo fuori dall'Italia. Ma poi ci sono dei titoli bellissimi che ci fanno capire l'esigenza dell'uomo di poter avere dei ristori, parola nuova di questi tempi, ma dei momenti di pausa, di recupero, di ripresa delle energie. E li ho visti dove questi recuperi? Anche nella solitudine nella natura, nella bellezza del mondo incontaminato e della luce, del sonno e tutti i titoli che hanno poi un riferimento a quello che lui vuole presentarci come filo conduttore della sua storia. Lui dice: sono ricordi sparsi, non sono ricordi sparsi, sono ricordi di legame formativo nella crescita dell'esperienza tecnica chirurgica, legame formativo nella ricerca scientifica. E vi assicuro che la ricerca scientifica in ambito chirurgico, soprattutto oncologico, è una cosa che è arrivata dopo la ricerca scientifica di altre aree di lavoro. Tiene conto anche di un aspetto della disciplina oncologica, che è quello dell'utilizzo dei farmaci. Io, quando ho cominciato a frequentare il reparto di Bonadonna, i farmaci ci prendevano in giro, lo chiamavano l'americano, e si pensava che i farmaci, e ci dicevano, non avevano nessuna fiducia nella nostra ricerca terapeutica con i farmaci. E ora, passati tanti anni, e Alfredo nell'epilogo del suo libro fa una revisione di dove stiamo andando e di come si combatterà non più quel tipo di malattia, ma malattie diverse che hanno in comune delle caratteristiche biologiche e che utilizzeranno quei farmaci, con una parola che a me non piace niente, perché è misleading, devia nella concezione, nella comprensione delle persone, la parola farmaci intelligenti.
I farmaci tutti i farmaci sono intelligenti per quell'epoca. Se noi sappiamo che l'uomo di Similaus gli hanno trovato le residui dell'acido salicilico delle foglie del salice nel suo intestino, dimmi quando devo finire, Cecilia, perché io non so a che punto sono. Comunque, Franca, ancora un paio di minuti. Ancora un paio di minuti. Ancora. Allora, lui nell'epilogo fa una reverse, cioè ci sono i farmaci, ci sono tante cose e ricordiamoci che non siamo soli, cioè l'approccio multidisciplinare è fondamentale nella gestione di queste malattie con le competenze di ciascuno per il loro ambito integrate senza far prevalere l'uno rispetto all'altro. Due cose voglio ancora dire, se c'è un minuto. L'esperienza dei medici con i bambini con malattie gravi, vivere con i bambini con malattie a rischio di morte come i tumori, ti dà una dimensione della tua esistenza e si ricollega anche alle problematiche degli adulti molto gravi, ma i medici che passano in una pediatria dove ci sono malati molto, cambiano modo di essere, modo di relazionarsi col paziente, perché con i bambini, con i minori, no, si deve essere trasparenti, leali, gentili, affettuosi e sinceri. Allora, Cecilia, finisco con quello che diciamo, l'incipit del mio racconto sui bambini, che è un aforisma, una cosa che mi è sempre piaciuta di Antoine di Saint-Exupéry. Poi volevo aggiungere una cosa. Tu hai scritto, Alfredo, che per essere un maestro, uno dei tuoi maestri, ti ha detto che bisogna avere un progetto, ma le mani non puoi non averle, perché se hai il progetto di lavoro e hai le mani, arrivi alla conclusione, al tuo fine. Se non hai il progetto, puoi avere le mani, ma non insegnerai come hai insegnato di sicuro tu. Ebbene, Saint-Exupéry cosa dice? Che la grandezza di un mestiere è in primo luogo quella di unire tra loro gli esseri umani, gli uomini. Ed esiste un solo vero lusso nella vita ed è quello delle relazioni umane. Allora, noi abbiamo avuto relazioni umane speciali. Io oggi vi ringrazio di avermi dato di relazionarmi con voi e di farvi capire che abbiamo entrambi vissuto con passione, con generosità, quello che abbiamo fatto. E non abbiamo però nostalgie. Io i rimpianti che ho, forse l'ho sbagliato, se avessi fatto diversamente, se avessi fatto questo, ogni tanto mi torna, però è tutto stato fatto, spero, mi auguro, in onestà e buona fede. E allora, grazie, ho sforato di quanto. Grazie, 2-3 minuti direi perfetto, grazie mille, grazie, Franca, grazie, Cecilia, per la sua testimonianza e anche proprio perché è riuscita a mettere la sua storia e la storia di Alfredo all'interno di un contesto della medicina italiana che secondo me è molto interessante e affascinante. Adesso tocca, ultimo ma non ultimo dei nostri relatori, è il nostro artista del cuore, Moimir Jedek, spero di aver pronunciato bene il tuo cognome. Lo conosciamo tutti per i suoi cuori pubblicati nella rubrica di Natalia Aspesi, Questioni di cuore sul Venerdì di Repubblica. Ha lavorato per Repubblica anche come grafico, vignettista e illustratore. Si è cimentato con vari tipi di arte, pittura, scultura e videoarte. Le sue opere sono state esposte in prestigiose gallerie sia in Italia che in Europa. E a tutti consiglio una raccolta di cuori che è uscita da poco per l'edizione Core Edizioni, che si intitola proprio Del Cuore. È suo, fra l'altro, il disegno per la copertina del volume con quelle mani e dobbiamo anche ringraziarlo perché ci ha permesso di riprenderlo nella nostra locandina dell'evento. E a lei la parola. Microfono.
Eccoci, il microfono è acceso. Vi ringrazio dell'invito, anche se mi trovo un po' a disagio perché non è il mio mondo e non sono i miei argomenti. Però in ogni caso sono qui in triplice o quadruplice veste, perché sono qui, come lei ha ricordato, come autore della copertina del bel libro di Alfredo, come lettore del libro e come paziente anche di Alfredo, perché Alfredo mi ha operato anche un paio di volte in condizioni drammatiche e devo dire che eravamo amici, ma questa mia degenza all'ospedale sotto i ferri e sotto le mani di Alfredo abbiamo consolidato la nostra amicizia. Sono state delle giornate insomma dure anche per lui, che era più preoccupato di me. Io ero molto tranquillo, affidato alle sue mani, e credo, siccome appunto ci sono, come avete ricordato, e nel vostro nel mestiere di chirurgo ci sono anche a dominare a volte gli imprevisti, Alfredo in quell'occasione ha trovato dei brutti imprevisti che nessuna analisi aveva previsto, e l'ha affrontato. Io penso che, non capendo molto le cose, ma credo che lui mi abbia salvato la vita. E questo come paziente. Poi devo dire che come paziente ho anche partecipato alla vita dell'ospedale, che è benissimo descritta nel libro di Alfredo, dove per i medici, gli infermieri e tutto il personale ospedaliero è una parte importantissima della vita, che si può vivere, come ci ricorda nel libro, si può vivere in tanti modi diversi. Il libro, innanzitutto vorrei dirvi del libro, io ho letto anche il precedente libro di Alfredo e vi racconto com'è nato il titolo di questo libro Con quelle mani, perché nell'ultima pagina del precedente libro Alfredo racconta che finalmente ha rotto il ghiaccio e ha avuto il coraggio di raccontare al padre che lui avrebbe voluto essere chirurgo. E il padre, sornione, un po' cinico, gli ha risposto: con quelle mani? Perché lo considerava un po' poco pratico, e invece Alfredo la sfida l'ha vinta. Il libro, faccio adesso la parte del lettore, il libro secondo me per un lettore appunto fuori del campo della medicina è un libro molto profondo, molto, che ti arricchisce molto. La scrittura è una scrittura molto diretta, molto appunto proprio come un diario che parla a se stesso e a ogni singolo lettore, e ci racconta, noi fuori del mestiere, ci racconta le grandezze ma anche le miserie dell'essere medico. E questo è molto, molto presente e molto istruttivo. Ci racconta, citando Edoardo, ci racconta miserie e nobiltà dell'essere medico, di come si può essere medici in modi diversi, e nello stesso tempo ci racconta, per noi estranei diciamo all'ambiente, ci racconta la storia della medicina e della chirurgia romana ed italiana. E inoltre, appunto, come già Lucia ha accennato prima nel suo intervento, è molto bello il fatto di alternare le storie personali alla storia professionale, ai rapporti umani, all'ambiente degli ospedali e della medicina, di allargarli in modo sincronico, penso che sia la parola giusta, con gli avvenimenti del mondo e dell'Italia, che avvenimenti di cronaca che ritmano il libro.
E in ogni caso l'altra lezione importante è proprio quella che, in cui Alfredo ci ricorda così il giuramento del medico, il giuramento con aspetto etico fondamentale, e lui però lo racconta come un'affermazione che ha dovuto combattere per esserne coerente. Non è semplice, insomma, si trova anche in questo ambiente tanto cinismo, tanta meschinità, tanto come si dice, opportunismo, diciamo. E invece ribadisce nel libro l'importanza di tenere anche con fatica, anche con difficoltà, ferma la strada della propria etica. Penso, io non so, non ho molte altre cose da dire. No, io mi interromperei qui, se non vi dispiace, ho detto quello che avevo in mente e continuo a seguirvi con grande interesse. Grazie, grazie Moimir, anche a te. È stato il racconto delle esperienze di vita, è sempre molto importante anche sentire delle amicizie che poi si possono creare anche in un ambiente come può essere quello dell'ospedale, no? E ecco, siamo arrivati benissimo, sono le 6 meno un minuto, quindi abbiamo circa 20 minuti, mezz'ora per le domande da parte del pubblico. Potete scrivere, come vi dicevo, nello spazio dei commenti su YouTube e io leggerò le domande. Vi pregherei di essere concisi, perché così possiamo rispondere a più domande, e di indicare, se volete, a chi volete rivolgerle. Ecco, io poi appunto le leggo ai relatori. Diamo la parola ad Alfredo un momento prima delle domande. Sì, hai ragione Lucia, sono prima delle domande, vorremmo, scusa Alfredo, è un passaggio che ero già proiettata sulle domande. Intanto quelle domande potete scriverle e le diamo la parola a Alfredo, ecco. Ma io devo dire, sono confuso e assolutamente emozionato, perché non sapevo di aver scritto tutte queste cose che avete detto voi. Avete fatto una, come dire, una revisione del libro che ha, diciamo, che ha espresso ancora di più tutto quello che io ho cercato di dire. Però l'educazione prima di tutto. Intanto devo ringraziare l'Istituto Bruno Kessler, il professor Cornelissen e il professor Ventura, devo ringraziare Cecilia e Lucia per il loro grandissimo impegno. Devo ringraziare ovviamente anche Lucia per quello che ha detto del libro, che ha detto delle cose bellissime e che mi ha fatto ripercorrere un po' tutta la vicenda che mi ha portato poi a scrivere questo libro. Grazie anche alla dottoressa Bellani, perché ha detto delle cose meravigliose sul rapporto tra oncologi medici e chirurghi, che solo lei ha saputo così curare e onorare in maniera così bella. Cosa mi rimane da dire dopo tutto quello che avete detto voi, che ripeto sono cose che mi hanno estremamente lusingato? Posso dire, non so, perché ho scritto il libro, ecco. In realtà l'ha già detto anche Franca, perché si scrive un libro? Si scrive un libro per narcisismo o perché uno vuole ripercorrere le proprie esperienze? Io l'ho scritto perché in realtà ho sempre desiderato di fare il medico. Fin da quando ero ragazzo avevo questa specie di idea chiara nella mente che sognavo di fare il medico, perché mi sembrava l'unico modo per non sprecare la mia vita. Era l'unico modo per
per sentirmi utile, per dare dando una mano alle persone, aiutando le persone, mi sembrava l'unico modo di sentirmi utile e di non sprecare i miei giorni. E sono riuscito in qualche maniera a far avverare questo sogno e ho vissuto una vita meravigliosa, perché fare questo mestiere, questo è il mestiere più bello del mondo, è un mestiere stupendo, è un mestiere straordinario che ti porta, ti fa vivere e ti fa vivere tantissime emozioni che sono emozioni che ti porti dietro e che comunque a un certo punto della tua vita, quando cominci a essere così diciamo grandicello, cominciano a premerti dentro e manifestano l'urgenza di uscire da te. E quindi ne è venuto fuori alla fine poi quest'opera, questo racconto, che è un racconto in fondo su tre piani, cioè l'ha detto Lucia molto bene, cioè in un piano ci sono i ricordi e le emozioni della mia vita di medico, in un altro ci sono i racconti della vita dell'ospedale e della sala operatoria visti da dentro, che sono un po' un mistero, sono una cosa molto criptica, sono una cosa che difficilmente le persone che non frequentano la sala operatoria riescono a capire come funziona la sala operatoria. E quindi mi è sembrato giusto e mi è sembrato bello raccontare questa vita strana che facciamo noi, chiusi dentro in quest'ambiente sterile, con le mascherine, nel quale succedono queste cose un po' misteriose. E poi a tutto questo ho associato delle riflessioni intime dell'Alfredo uomo, i miei ricordi di tutti questi anni bellissimi che abbiamo vissuto, perché io sono convinto che quelli della nostra generazione hanno vissuto un tempo meraviglioso che è stato costellato da intelligenza, da cultura, da libri, da poesie, da canzoni, da cantautori italiani che hanno raccontato e che sono oramai entrati nella storia della letteratura italiana. E che hanno sottolineato così bene tutte le nostre emozioni quando eravamo più giovani. Ho raccontato un sacco di cose dentro questo libro, ho raccontato come è cambiata la sanità dagli anni 70 ad oggi. L'assistenza sanitaria, prima, come ha già detto Lucia, era delegata agli enti mutualistici, poi è diventata cura prima dello Stato e poi delle regioni. Purtroppo il nostro servizio sanitario è andato degradando negli anni, a mio vedere le cose, è andato degradando perché da massima espressione di solidarietà nei confronti dei più deboli si è trasformato in una fabbrica di appalti, di posti di lavoro e di serbatoi di voti. Perché purtroppo la politica ha messo le mani sul sistema e quindi diciamo l'ha fagocitato in una qualche maniera. E se la sanità pubblica è ancora in grado di far fronte a emergenze come quella attuale, è solo grazie allo spirito di abnegazione che i suoi oltre 500.000 operatori profondono ogni giorno, nonostante tutte le difficoltà che devono affrontare tutti i giorni, indipendentemente dalla pandemia, nel senso che la pandemia è sicuramente un momento di crisi, ma la nostra sanità è in crisi oramai da 20 anni, da 30 anni. Ho raccontato i vissuti con le persone, le emozioni che mi hanno regalato, soprattutto i pazienti, ma anche i colleghi, gli infermieri, il personale sanitario, tutte persone con le quali ho condiviso tantissimi giorni, tantissima parte della mia vita. Ho cercato di raccontare il microcosmo dell'ospedale, della sala operatoria, luoghi dove ci si annulla in quello che si fa, con la consapevolezza di essere utili, importanti al servizio degli altri. E in questa sfera, ogni attimo al di fuori di questa sfera assume i caratteri della secondarietà. Si finisce con il vivere il resto della vita, quella che dovrebbe essere la vita, cioè la famiglia, i figli, la casa, il tempo libero, è un tempo come sospeso, è come in pausa. Quando si sta in quel tempo lì si aspetta di tornare in ospedale, perché ci si realizza soltanto in quella dimensione lì. Ed è così che abbiamo vissuto per oltre 40 anni. La gratificazione con il malato di cancro è molto forte. Alla dimissione, quando il malato è stato operato, quindi alla dimissione, il malato è, tra virgolette, guarito. Non ha più
la malattia che si portava dentro, ma ha riposto nel chirurgo la massima fiducia e torna a casa felice e soddisfatto della sua scelta. Ma anche questo rapporto così forte sta purtroppo cambiando. Il malato è sempre più un tassello della casistica, un numero tra i numeri, numeri che parlano di produttività, di degenza media, di quantità di interventi, di coefficienti di complessità, di costi e di ricavi. Il chirurgo è un lavoro bellissimo, fatto di scienza, cultura e umanità, cervello, cuore e mani, l'abbiamo detto già tante volte, ma io lo ripeto perché credo fermamente in questo assioma. Oggi il chirurgo è un po' ingabbiato dalla burocrazia, è costretto a lesinare le risorse, a operare scelte non sue, sacrificando il benessere dei pazienti sull'altare dell'efficienza aziendale. Ho raccontato dei maestri, come ha ricordato Franca Fossati Bellani. I maestri sono fondamentali ed importanti. In chirurgia poi la tecnica è emulazione, è ripetizione di gesti visti e rivisti infinite volte. I veri maestri però ci hanno trasmesso anche modi di pensare, non soltanto modi di fare, ma modi di pensare, di fare tesoro delle evidenze scientifiche e della cultura, di non dimenticare mai che un intervento chirurgico ben condotto è frutto anche quello e sempre di mani, cuore e cervello. Le mani sono importanti, ma se non si matura dentro di sé i tempi e le indicazioni e la condotta dell'intervento, e questo avviene soltanto con l'esperienza e con la maturazione progressiva che porta a un lavoro indefesso, le mani non funzionano, non possono funzionare da sole. Mi piace citare un libro risalente al quinto secolo avanti Cristo, L'arte della guerra di Sun Tzu. Leggo testualmente: se hai fortuna quando cominci questo mestiere, hai davanti a te un maestro. Un maestro lo riconosci subito, ti insegna senza clamore, ti insegna l'etica e l'onestà intellettuale prima di insegnarti la medicina, ti insegna il rispetto per i pazienti e i loro cari, ti insegna un metodo, ti insegna ad amare questo lavoro anche quando sei stanco. Ho raccontato come è cambiata la chirurgia oncologica negli ultimi 20 anni. In realtà il cambiamento è cominciato nella seconda metà del Novecento. Nella seconda metà del Novecento i chirurghi si sono resi conto che dovevano trasformare l'arte della chirurgia in una scienza. E per fare questo si è sentita l'esigenza, soprattutto in oncologia, di standardizzare gli interventi, in modo da rendere le casistiche e le esperienze confrontabili. Abbiamo cercato di fare tutti lo stesso intervento, tutti nella stessa maniera, in modo tale da poter accorpare le esperienze e poter ricavare dei risultati dai grandi numeri e di poter decidere in base alla scienza quali fossero i comportamenti più adeguati. Ho paura che oggi siamo in controtendenza, nel senso che ai giorni nostri c'è un forte bisogno di affermarsi e di distinguersi. Così alcuni chirurghi si dedicano a patologie particolari, altri ad innovazioni tecnologiche come la chirurgia mini-invasiva e la robotica, spesso forzandone applicazioni e indicazioni o magnificando i vantaggi che questi presidi sono in grado di offrire. Ho come l'impressione che la chirurgia attuale tenda all'affermazione dell'immagine più che alla verifica dei risultati. C'è una forte spettacolarizzazione del gesto. Il chirurgo, dopo aver speso più di 2000 anni per essere considerato un medico a tutti gli effetti, sta rischiando di rinnegare quello per cui ha lottato, cioè lo studio e l'approfondimento culturale che sottendono il gesto, per dare invece al gesto in se stesso il merito e il valore di tutti gli straordinari risultati che è in grado di ottenere. E alla fine poi ho raccontato la mia vita di chirurgo, che è stata molto appagante, ma che non è stata una passeggiata, è stato un percorso duro e difficile, pieno di rinunce e di sacrifici, nel quale ogni passo avanti è costato grandi fatiche, ma del quale non rimpiango nulla. E duro lo è stato fin dall'inizio, quando ho scelto la via della sala operatoria per la quale nessuno mi riteneva tagliato. E qui Moimir mi ha già anticipato e mi ha rubato la battuta con la quale volevo finire la mia chiacchierata. Sono
me lo ricordo come se fosse ieri, quando sono andato da mio padre e dirgli: papà, ho deciso di fare il chirurgo. E lui mi ha guardato da sotto in su, attraverso gli occhiali, dice, e mi ha detto questa frase testuale: vuoi fare il chirurgo tu, con quelle mani, ma lascia perdere. Grazie a tutti. Grazie mille, Alfredo. Che dire, allora, apriamo la sessione delle domande e io comincerei io a farti una domanda, visto che non abbiamo tanto tempo e le domande sarebbero tantissime, ma vorrei, come ci hanno mostrato i contributi che abbiamo sentito, le figure del medico e del chirurgo si trovano o dovrebbero trovarsi all'incrocio di mondi diversi: la cultura umanistica, la cultura della cura, la cultura scientifica e tecnologica, mondi che sempre più dovrebbero comunicare fra di loro e trovare anche modo di arricchirsi a vicenda. Chiedo al professor Garofalo, ma anche alla dottoressa Bellani, se vuole rispondermi, sulla base delle loro esperienze professionali e pensando anche alla situazione in cui ci troviamo di pandemia, quali sono secondo loro le 3-4 questioni che secondo loro sono prioritarie riguardo alla sanità e alla medicina oggi in Italia e nel mondo? Chi parte? Parto io? Certo. Allora, una domanda che avrebbe bisogno di un altro convegno, Cecilia, e comunque il medico deve riappropriarsi del suo ruolo e non lasciarsi sopraffare dalle considerazioni malate della politica. Il medico deve ritornare a fare il medico e non deve farsi schiacciare. Io penso che noi medici siamo colpevoli di qualcosa, di non esserci ribellati alla aziendalizzazione della sanità. No, la questione questa dell'aziendalizzazione ha rovinato la caratteristica, l'umanità del mestiere. Questa è una cosa. Un'altra cosa è l'insegnamento nei corsi, lo dicevo mi sembra con Lucia al telefono l'altro giorno, negli studi di medicina non si studia la filosofia, non si studia i problemi etici e quando li affronti, quando sei giovane che sei più portato a capire forse, l'antropologia, la filosofia, e a ponte di queste due discipline metterei il problema etico. Io ho fatto un corso come l'umanizzazione della medicina. Ecco, la biografia del paziente è fondamentale, la sua storia, il suo contesto, da dove viene, chi è, cos'è stata la sua storia. È talmente importante conoscerla perché così la medicina che tu farai per quella persona sarà il vestito più giusto per quell'individuo, per il quale oggi la cosiddetta medicina personalizzata o dedicata si confluirà per riprendere quell'aspetto globale umanistico della cura dell'uomo. Ricordiamoci sempre che se non abbiamo studiato, letto le storie della letteratura, le vicende della storia dell'uomo, non potremo essere abbastanza medici. E ricordiamoci anche una cosa che mi è venuta in mente adesso, che i nostri colleghi veterinari conoscono la storia della loro medicina forse con un'attenzione dedicata che si dovrebbe recuperare anche in una visione globalizzata dei problemi della salute del pianeta. Noi, le generazioni dei nostri nipoti, dei nostri figli, si troveranno ad affrontare problemi importantissimi che vedranno queste tre decadi in cui noi abbiamo invece vissuto, come dice Alfredo, un'epoca di crescita, vivranno in un momento in cui dovranno risolvere dei problemi
molto gravi per la salute individuale dell'uomo e del suo mondo. E quindi riflessione continua su quello che succede, comprendere e non vandalizzare per fini di interesse la natura e tutto la vita che sta crescendo e si sta modificando dopo la pandemia. La pandemia sarà un punto di frattura incredibile per poterci rinnovare e rivedere quello che abbiamo forse fagocitato in una maniera sbagliata. Adesso sono andata anche un po' fuori strada, ma la riflessione su tutto quello che è successo è indispensabile, e noi non facciamo parte di un'azienda, ma facciamo parte. Grazie Franca. Sì, Dino, vuoi aggiungere qualcosa? Se no, c'è una domanda per te da parte di Marcello Liotta. Vuoi aggiungere qualcosa? Altrimenti ti leggo la domanda. Ma io ho ben poco da aggiungere a quello che ha detto Franca. Consiglio a tutti di leggere la strada per Isfahan, che è la storia di Avicenna, che è stato il primo medico a fondare l'ospedale nel XI secolo, mi pare, una cosa di questo genere. Ed è un racconto meraviglioso di un uomo di una cultura sterminata che faceva anche il medico, ma in realtà era una persona di grandissima cultura. E quindi, diciamo, dovremmo recuperare questo, perché questo è molto importante ed è fondamentale. Non dobbiamo ridurre la nostra attività a un semplice meccanicismo, ma dobbiamo ritrovare i valori etici e culturali della professione. Sentiamo che cosa la domanda di Marcello. Allora, una prima domanda per te. Tutti ti chiamano Dino e quindi teniamo questo nuovo nome. Come essere umano, ti chiede, e come chirurgo, che effetto fa sentirsi dire mi hai salvato la vita? E aggiungo anche una seconda domanda, che così poi rispondi a tutte e due. Chiara Silvestri dice: Dino, puoi rivelare dove hai scritto materialmente il libro? Che credo si tratti di Casetta sul Lago. Cominciamo così. Si tratti di Casetta sul Lago. Allora, alla prima domanda, come mi sento? Rispondo: io mi sono ritirato dalla professione da poco tempo, e devo dire che quello che mi manca di più è proprio questo. Mi manca proprio il contatto con le persone che venivano a ringraziarti per avergli salvato la vita o per comunque avergli condotto attraverso la malattia, e sono persone semplici, sono persone che poi ti esprimono la loro gratitudine con dei doni della terra, ti portavano il pane fatto in casa, i biscotti, la marmellata, ed sono stati dei momenti meravigliosi della mia vita che io non dimenticherò mai. E devo dire, grazie. Io non sono un fanatico dei social, però qualcuno ha pensato che io dovessi avere una pagina Facebook. Ho fatto una pagina Facebook nella quale moltissimi pazienti mi hanno ritrovato e moltissimi pazienti si ricordano di me e mi hanno mandato dei messaggi commoventi. E devo dire, sono rimasto veramente entusiasta da tutto questo. Come mi sento quando mi dicono mi hai salvato la vita? Mi sento come se fossi, non mi sento più un uomo, mi sento l'Arcangelo Gabriele, mi sento una persona meravigliosa, mi sento molto meglio di quello che in realtà sono. Allora, lasciamo stare la casetta al lago che poi gli racconterà. Ci sono due domande che secondo me possono anche essere raggruppate di nuovo. Due Davide che ti chiede, una vorrebbe sapere appunto la tua esperienza in Giappone, hai formato la tua manualità, vorrebbe sentire penso qualcosa in più. E poi Davide Galesi che invece chiede, si è accennato come in una diversa cultura abbia sperimentato un altro approccio al corpo. Può raccontarci qualcosa di più su questo? Beh, diciamo, la mia esperienza in Giappone è stata un'esperienza legata soprattutto al carcinoma dello stomaco, perché ci sono stati
il carcinoma dello stomaco è endemico in Giappone, per cui loro hanno, i giapponesi hanno sviluppato una tecnica chirurgica straordinaria nel curare questa malattia. E in particolare hanno curato la tecnica della linfadenectomia sistematica, che è stata è stato l'argomento topico per tutti gli anni 80 e 90. E sono stato in Giappone per 2 mesi a vedere cosa facevano i chirurghi giapponesi, aspettandomi chissà quali tecnologie, chissà quali meravigliose macchine, e invece era soltanto si trattava soltanto ed esclusivamente di un metodo estremamente preciso e sistematico di fare un intervento, ed era un metodo che non lasciava niente né alla fantasia né all'improvvisazione, era un metodo assolutamente semplice e molto 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 serio. In Giappone tutti hanno la religione del lavoro, nel senso che ciascun giapponese, dai lavori più umili fino ai lavori più elevati, prende il suo lavoro come se fosse una religione. Ebbene, il chirurgo giapponese fa del suo lavoro una religione e sta lì 3 o 4 ore a fare questo intervento estremamente metodico, meticoloso, con quasi inesistente perdita di sangue, rispettando tutti i piani anatomici e rispettando tutto quello che la scienza e l'esperienza detta loro, per fare un intervento che è nella maggior parte dei casi assolutamente perfetto. E devo dire, questo ha improntato moltissimo la mia esperienza, nel senso che sono tornato in Italia che ero veramente un'altra persona, ho imparato tantissimo da loro. Questo per rispondere alla prima domanda sul Giappone. Sulla seconda domanda, scusa, me la potresti ripetere? Il discorso del corpo, una cultura del corpo. Una cultura del corpo diversa. Loro fondamentalmente hanno un grandissimo rispetto per l'anatomia e per tutto quello che è che sono i piani anatomici. Quindi, da chirurgo, io questo posso dire. La mia esperienza è stata relativa soltanto a questo, ecco, non saprei dire nient'altro. Una domanda da parte di Elisa Rossi, che è sia per Dino che per Franca. Allora, buonasera, vorrei chiedere un approfondimento al dottor Garofalo e alla dottoressa Fossati Bellani in merito alla relazione medico-paziente e in particolare all'approccio centrato sul paziente. Grazie. Franca, vuoi rispondere tu? Sì, grazie. Allora, rapporto medico-paziente è un momento cardine della nostra professione. Lo si può imparare dal maestro, se il maestro è un bravo comunicatore. Io l'ho imparata strada facendo e me l'hanno insegnato i bambini e i loro genitori e la famiglia. Infatti, che cosa posso dire? Che la trasparenza, la lealtà, la semplicità, la chiarezza della comunicazione è, diciamo, l'arma vincente nell'inizio del rapporto medico-paziente, che è un rapporto non come era una volta paternalistico dall'alto al basso, ma sullo stesso piano. Io ricordo di aver detto delle cose terribili, di aver dovuto dire delle diagnosi delle famiglie in una maniera terrificante, non ho mai tolto la speranza, ho cercato di mettere le persone a proprio agio, al limite di dire: guardi, non si può fumare, ma se le fa bene, fumi pure una sigaretta, in modo tale da entrare in quella parola che è un po' strausata, non chiamiamola empatia, in sintonia d'animo, e quindi conoscere, capire chi è il soggetto che hai di fronte e dare a lui la possibilità di sentirsi libero di esprimersi nella maniera migliore. Purtroppo questo rapporto medico-paziente, anche quello è in crisi, perché purtroppo esiste una cultura, mediata anche da tutte le modalità di informazione che oggi le famiglie hanno,
e spesso ti trovi di fronte a qualcuno che ti attacca, che ti fa sapere che lui sa già tutto, che ha sentito l'altro, cioè, allora devi cercare di trovare il sistema di aggirare la presunzione o il preconcetto che non puoi entrare in relazione. Se tu ti disponi in una maniera umile e sincera, oppure puoi dire: guardi, se non le vado bene, può trovare qualchedun altro. Cioè, mai far prevalere il proprio ruolo, la propria conoscenza, là dove lo raccontavo a Lucia, una delle cose più belle della mia vita, te la dico, poi ho finito. Una mamma analfabeta con una bambina che era senza prospettive, le parlavo, cercavo di spiegarle, eccetera, e chissà se capisce. Lei aveva capito tutto e alla fine mi ha detto: ti ringrazio perché mi hai voluto bene. In questo mi hai voluto bene c'è la sintesi che se tu hai amorevolezza verso l'altro, anche la persona meno colta la recepisce, anzi lo recepisce perché è più sensibile. E comunque la possibilità di far capire le cose, io l'ho anche realizzato con una sistematicità. Negli ultimi 10 anni della mia vita di lavoro ho fatto riunioni settimanali con tutti i degenti e con lo psicologo clinico, con tutti, con chi voleva, riunioni settimanali per capire l'atmosfera e le esigenze di chi era in degenza, quali erano i problemi, e da questa modalità di porsi, del racconto, di far capire anche la nostra debolezza e le nostre preoccupazioni, ti può tornare, c'è un ritorno costruttivo sulla progettualità più o meno semplice di un malato che è a rischio della sua vita per colpa della malattia. Potrei andare avanti a raccontarvi un sacco di cose, ma soprattutto ricordarsi ancora una volta che leggere e studiare ed essere sullo stesso piano di chi è di fronte, cercare di essere sullo stesso piano, è lo strumento che ti dà la possibilità di costruire un rapporto valido. Dino, vuoi intervenire su questo? Oppure, siccome sono le 6:29 e quindi ci resta poco tempo, io leggerei le ultime due domande che sono arrivate, se riuscite a dare una risposta rapidissima, e poi passiamo ai saluti finali. Allora, una domanda: che cosa si può fare per impedire che un giovane medico debba combattere per seguire i dettami del giuramento di Ippocrate? E una seconda domanda, prof. Perché la decisione di non continuare a lavorare solamente con la libera professione? Ecco, io non vi ho letto tutti i commenti che ci sono, che poi comunque avete potuto leggere anche voi, no? Cioè, tutto quello che non sono domande. Potete cliccare su comments e trovarli. Ecco, vi lascio la parola, Dino. Parto dalla seconda, perché ho deciso di non continuare. Perché ho fatto troppo bene questo lavoro, perché sono felicissimo di aver fatto questo lavoro in ambito pubblico e di averlo fatto ad altissimo livello, e quindi ritengo che riciclarmi nel privato puro sia un diminuzio. Che non è una diminuzione, non è nelle mie corde. Per cui, no, ma chi non l'ha mai fatto non lo può inventare, è vero o no? Io ho fatto anch'io un po' di libera professione, però voglio dire, fondamentalmente io sono un uomo pubblico, ho lavorato in un ospedale pubblico, sempre negli ospedali pubblici, per cui non mi sono sentito di fare di riciclarmi in una dimensione che non è la mia, e quindi ho preferito smettere e fare altro, cioè lo ritengo più dignitoso, mi sembra in linea con quella che è stata la mia vita. Per quanto riguarda la prima domanda, non ho capito molto bene qual è lo spirito della domanda, nel senso che come fa un... Me la ripeti, per favore? Allora, penso che ci sia... Allora,
No, che cosa si può fare per impedire che un giovane medico debba combattere per seguire i dettami del giuramento di Ippocrate? Cioè, come facilitare un medico nel suo lavoro di medico seguendo Ippocrate e non solo tutto il resto? Vogliamo calare questa domanda alla realtà del nostro paese? Direi che si risponde da sola, nel senso che non c'è nessuno che può aiutare questo giovane medico. Questo giovane si deve aiutare da solo, deve trovare da sé le forze dentro di sé per tenere dritto il timone, per andare dritto per la sua strada, perché altrimenti le tentazioni, le pressioni e comunque le pulsioni verso deviazioni della retta via sono infinite. Non c'è nessuno che ti può aiutare, lo devi fare da solo, devi trovare dentro di te la forza per andare avanti. Posso intervenire, Alfredo? Non so, ti chiamano Dino. Posso intervenire? Non so se è la stessa tua impressione. Io frequento ancora, ma molto meno, il mio mondo di prima, il mondo del lavoro. Però vedo giovani preparatissimi, specializzandi, preparatissimi, impegnati, desiderosi di imparare, e credo che questa continua trasmissione, questi giovani che la pandemia li rovina, sia una roba da combattere. In questo momento i ragazzi che hanno carattere e formazione culturale e scolastica possono veramente mantenere la barra dritta. Io vedo degli specializzanti. Beh, guarda, mio figlio ha avuto una peritonite, una sepsi, una peritonite, insomma, ricoverato alle 2 di notte in un ospedale, in pronto soccorso milanese. Il chirurgo di guardia era un ragazzo di 33 anni, bravissimo. Ecco, io alla sua età non ero bravo come lui, punto. Allora, per dire, abbiamo fiducia nei giovani, e se hai fiducia in te stesso, rimarrai con la barra dritta. Certo, sono d'accordo. Posso leggere una domanda che interpella tutti, ma a me in quanto filosofa di formazione? Daniele Seppi chiede: quanta filosofia si cela dietro al suo lavoro di clinico? E poi riprende delle riflessioni che un po' aiutano rispetto al discorso della cultura, la questione della componente culturale per la medicina. Heidegger definiva l'uomo come colui che è nel mondo. Capire il suo umwelt, il suo ambiente, è un modo per conoscere la sua soggettività e quindi anche la sua patologia. Allora, c'è filosofia dentro, io credo che la filosofia la fa ciascuno di noi, e ciascuno di noi ha una sua visione, un suo orientamento, un suo modo di leggere e interpretare la vita, soprattutto quando è molto esposto al contatto con gli esseri umani. Magari non scrive il trattato di Heidegger, ma che non è detto sia, non è l'unica risposta possibile. Allora ve la rilancio un momento. Vado rapidissimamente. Io ho letto un po' Platone, poi ho letto Gadamer, questa visione della medicina gli scritti di Gadamer mi hanno veramente aiutato a superare dei quesiti miei, ma dobbiamo studiare, quindi la filosofia come materia di studio nel curriculum studiorum dello studente di medicina ci deve essere. Bene, Dino, diciamo un paio di minuti massimo per le risposte e poi passiamo ai saluti finali. Allora, guarda, io penso, non mi fermo alla filosofia, io penso che il nostro mestiere, che è un mestiere fatto con le mani, come tutti i mestieri di artigianato, può essere ripetuto all'infinito, e puoi ripeterlo all'infinito anche senza cultura. Lo puoi fare, rifare, rifare, alla fine, se fai sempre lo stesso gesto, alla fine impari a farlo. Il vero problema è mettere dentro quel gesto noi stessi, la cultura, la filosofia, la scienza e l'esperienza. Questo è
questo è l'amore, certo, questo è quello che dobbiamo fare. Allora, secondo me, il nuovo chirurgo è questo, altrimenti si ritorna al cerusico del 1200. Il nuovo chirurgo è questo, è una persona che riesce a lavorare con, e ripeto ancora, cervello, cuore e mani. E mani. Del resto, bisogna ricordarsi sempre, come diceva un mio vecchio amico, che i lavori manuali si fanno con la testa. Lucia? Sì, mi viene da dire che quelli intellettuali hanno bisogno che noi reimpariamo a usare le mani. Meno le usiamo, meno competenze acquisiamo. Questa è un'altra cosa. La digitalizzazione ci riporta al fatto che sono dita, quelle di partenza, no? Non dobbiamo dimenticarlo. Allora, io, Cecilia, posso andare con i saluti finali? Mi dispiace un po' interrompere questa conversazione e i commenti che arrivano, perché credo che avremo bisogno di più tempo, però intanto sono molto contenta, molto felice di questo momento di confronto tra di noi, che ci sia stata la possibilità di ascoltare, di leggendosi ascoltarsi, imparare a riflettere un po' dal punto di vista dell'altro. Questa è anche la sfida dell'essere, del mettere insieme le tante competenze, le tante discipline. Allora ringrazio Alfredo che ci ha dato lo spunto e l'occasione per questo incontro, Franca Fossati Bellani, Moimir Riesek, Cecilia Nubola e i nostri direttori Christoph Cornelissen e Marco Ventura. Ringrazio la FAVO, Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, la SICO, Società Italiana di Chirurgia Oncologica, che ci hanno dato il patrocinio. Ringrazio i loro presidenti. Grazie ad Annalisa Armani, Elisabetta Loppane e Isabella Masè, che fanno parte dell'unità comunicazione e supporto alla ricerca della Fondazione Bruno Kessler, presso la quale lavoriamo, che continuano a supportarci da un punto di vista progettuale e tecnico, quindi hanno reso possibile anche questo nostro incontrarci, questo nostro parlarci. E infine volevamo con Cecilia ringraziare con i relatori il pubblico per aver partecipato, e sperando che l'incontro sia stato, diciamo, vi abbia in qualche modo, vi sia piaciuto e possa servire per guardare avanti meglio anche in questi giorni così, così esigenti per tutti noi. Grazie a voi, grazie veramente. Grazie a tutti, grazie di cuore. Grazie anche da parte mia, per me è stato un grande arricchimento. Grazie.